Ace Combat per Namco Bandai, amici di Top of Gaming, senza ombra di dubbio è una serie davvero famosissima. Infatti di questa serie si contano davvero decine e decine di videogiochi. E il 18 gennaio 2019 uscirà Ace Combat 7. E ragazzi, stiamo parlando di un nuovo videogioco, di un nuovo motore grafico, di un nuovo modo di volare. E se siete incuriositi da questo titolo, beh, vi propongo prima di comprare Ace Combat 7, che sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC. Come sempre vi invito a lasciare un like, a supportarmi per far crescere ogni giorno sempre di più il canale. Grazie mille a tutti. E allora partiamo dalle basi, come ad esempio quelle della narrazione. In Ace Combat 7 voi sarete il capitano del famosissimo squadrone Spell Squadron. La storia, amici, non è casuale, non è raffazzonata, anzi, vuole portarvi in una specie di scontro, in una specie di terza guerra mondiale, dove voi appunto sarete il capitano di questo importantissimo squadrone e dovrete far fronte a diverse missioni, a diversi caccia nemici che ovviamente hanno dei bersagli che voi dovete in qualche modo proteggere, difendere oppure, perché no, anche attaccare. Sicuramente, detta così, amici, la storia vi sembrerà banale, quasi normalissima, ma in realtà, una volta che avremo a disposizione il titolo, potremo godere delle cinematics e soprattutto potremo capire che cosa ha portato a questa nuova guerra e soprattutto del perché noi siamo diventati i capitani di questo potentissimo team. Secondo punto davvero molto importante, e parliamo di virtual reality. E ragazzi, quando si parla di un videogioco che ci permette di poter cliccare ogni singolo bottone che vediamo, la virtual reality è davvero molto importante. E per i possessori di PlayStation 4, ecco che arriva il supporto per PlayStation VR. Naturalmente questa versione è stata ottimizzata non solo dal punto di vista grafico, ma anche dal punto di vista dei comandi, sicuramente molto più immersivi di un semplice joystick. Ma arriva anche una brutta notizia, perché anche i possessori di Oculus Rift avrebbero voluto la virtual reality su questo videogioco nel loro personal computer. Sfortunatamente però non ci sono progetti del genere in arrivo e gli sviluppatori non hanno detto assolutamente niente se un giorno verrà supportato anche Oculus Rift. E dopo aver parlato di virtual reality, parliamo adesso di grafica, davvero molto importante, soprattutto per PlayStation 4 e Xbox One. E qui, ragazzi, vi devo dare alcune notizie davvero molto, molto importanti. Perché, come vi ho già spiegato, Ace Combat 7 al suo interno ha un nuovo motore grafico ed era talmente bello che gli sviluppatori non si sono soffermati più di tanto nel migliorare e ottimizzare le texture presenti nel videogioco. Quanto hanno voluto cercare di portare ogni singola versione verso i 60 frame per secondo. Noi sappiamo con certezza che il Full HD e i 60 frame per secondo saranno una certezza anche per le console PlayStation 4 e Xbox One, mentre nelle versioni più potenti, ecco, la risoluzione non c'è ancora data a sapere. Quello che sappiamo è che si è dato molto più peso ai frame per secondo che alla risoluzione, e questo vuol dire solo una cosa: maggior fluidità nel nostro videogioco. Ed ora parliamo di Battle Royale. Ebbene sì, ragazzi, quando parliamo di Ace Combat 7 non ci viene proprio in mente il comparto multiplayer, bensì la storia. Beh, sappiate che in questo nuovo capitolo della serie è stato fatto un notevole passo avanti per quanto riguarda il multiplayer, e al suo interno sono stati aggiunti notevoli modalità di gioco, come ad esempio i Team Deathmatch, ma anche una modalità Battle Royale. Però, ragazzi, state bene attenti, perché non si parla di un 100 giocatori tutti in un server, tutti pronti ad abbattersi, ma bensì di 8 giocatori tutti contro tutti, pronti a guadagnarsi il titolo di miglior pilota in assoluto.
Ma aspettate, abbiamo parlato di grafica per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X, PlayStation VR, ma non vi ho detto niente sulla versione grafica PC. Beh ragazzi, adesso rimedio subito, ma ho una brutta, bruttissima notizia. Infatti gli sviluppatori, per la prima volta in assoluto, come vi ho già spiegato, hanno utilizzato un motore fuori dai canoni standard dei titoli Ace Combat, appunto la Real Engine, e da questo motore grafico hanno creato tutte le versioni che verranno messe in commercio. Quindi la versione PC sarà molto simile in qualità e in grafica a quanto avviene nella versione PlayStation e Xbox. E come vi ho già spiegato, gli sviluppatori non hanno in mente assolutamente di supportare un giorno anche Oculus Rift e la Virtual Reality per il personal computer. Però gli sviluppatori hanno lasciato aperta una piccola porticina. Infatti, se il titolo dovesse essere adeguatamente supportato e se qualche modder, qualche persona di buon cuore volesse fare in maniera gratuita questo specie di aggiornamento per la Virtual Reality per Ace Combat 7, beh, loro l'accetterebbero volentieri. E adesso parliamo del cloud di Ace Combat 7, perché ragazzi, vi ho già detto che gli sviluppatori hanno voluto investire davvero notevoli energie nel comparto multiplayer, e quando si parla di cloud, di servizi, di potenza di calcolo, ecco che Ace Combat 7 in qualche modo brilla rispetto a tutti gli altri. Infatti il cloud non è solamente quel posto dove la gente digitalmente si incontra e combatte, ma allo stesso tempo è un sistema vivo e attivo in grado di mutare in maniera drastica e in maniera anche realistica tutto quello che avviene nella mappa. E quando parliamo di un simulatore di aerei, la parte più importante senza ombra di dubbio è il meteo, senza poi considerare la forza dei venti. Insomma, ci vuole una potenza di calcolo davvero notevole, e questo non viene fatto dalla vostra macchina, ma bensì dal cloud di Ace Combat. Ma questo a noi videogiocatori cosa porta? Ma ragazzi, porta ovviamente al maggior realismo, ci porta ovviamente a capire e soprattutto a immergerci ancora di più nel videogioco. Insomma ragazzi, pensateci con attenzione, per un titolo multiplayer queste sono cose davvero importantissime. E quando parliamo di aerei e combattimenti aerei, ragazzi, non posso non parlare della personalizzazione. Perché sì, Ace Combat 7 non vi permetterà solamente di prendere un aereo generico e poi tenere quello finché morte non vi separi, ma bensì vi permetterà di migliorare o comunque personalizzare i vostri armamenti. Vi permetterà anche di scegliere diversi modelli, alcuni hanno più manovrabilità, altri più velocità, altri minor consumo di carburante. Non avrete mica pensato che gli sviluppatori di Namco Bandai vi dassero semplicemente un aereo senza poi darvi la possibilità di mutarlo come voi volete? Beh ragazzi, c'è questo e molto altro. E per finire ragazzi, vorrei parlarvi un attimino del mondo di gioco, perché sì, quando si parla di Ace Combat 7 sappiamo che andremo a combattere nel cielo, per cui ce ne frega niente delle città, delle montagne, delle pianure e delle texture in generale. Ma bisogna sapere che ci sono differenti mappe, ci sono anche diverse modalità, ci sono anche diverse missioni che naturalmente risultano più o meno facili in base al vostro armamento, in base alla vostra abilità, in base soprattutto al livello di difficoltà, perché come vi ho detto anche il meteo, le nuvole, l'aria, i venti saranno fattori davvero molto importanti nel gameplay. Insomma ragazzi, se voi pensavate che Ace Combat 7 fosse un titolo fatto alla carlona giusto per farvi volteggiare in aria senza darvi neanche un minimo di realismo, beh, ricredetevi e fate un piccolo pensierino su Ace Combat 7. E voi amici, comprerete questo videogioco? Come sempre, mi aspetto i vostri commenti. Ciao!